Sergio Dottore del premiato e pregiato portale mediconi.it. Mi chiamo Giselle e sono una modella di origini francesi che vive a Milano. Purtroppo non ho il dottor qui e sono preoccupata di un problema alle vie respiratoire che mi è venuto durante la Fashion Week. Mi potrebbe aiutare? Come on, salve, virgola, che meraviglia, signorina Giselles. Giselles con la S perché... No, Giselle. Che piacere, piacerò. Certo che posso aiutarla. Sa, ho lavorato tanto nel settore delle modelle, .. E dottore, scusa. Accidenti, che coincidenza. Ha avuto in cura delle colleghe? Altre indossatrici? O qualcuna che si fila? Più o meno, mia cara curiosissima nuova paziente, virgola. Non proprio indossatrici, come le ho scritto, settore delle modelle, roba più settoriale, virgola. Fucili e contorsionismo. Ah, wow! Abbigliamento per la caccia? Io metto la caccia. Non proprio, .. La gente i fucili li aveva fra le mani, ma senza mutande, virgola. Le modelle ci avevano tutte la candidosi. Storie passate, insomma. E non comprendo, dottore. È meglio. Niente, niente, virgola. Su via, si colleghi a questo link, signorina, virgola. Offro io, per lei niente pagamento. Na argent. Salve, dottore. Eola, che spettacolo. Scusi, non so fischiare. Ma lei è un raggio di luce nel buio del tunnel delle dipendenze da Matt. Però che metafora particolare. Si sa, sono anche poetesso. Nel tempo poetesso. Che mi rimane il mio duro lavoro di salvamento delle vite dell'uomo e della donna. Certo, parla anche molto furbito. Sì, mi scuso se sono troppo ermetico. Ma sai, noi uomini di scienza e sport e denaro in abbondanza siamo fatti così. Ma, dottore, per caso sta cercando di affascinarmi? Ma certo che no, non sono un uomo di quelli. Io innanzi a me non vedo una modellina francese con la terza di seno coppa C e un musino da glassare dopo una ora, ma semplicemente una paziente bisognosa di cuore. Perdoni se sembra il contrario. Scusi, ma in che senso? Non capisco bene la lingua, sa. Niente, niente, signorina, forza, di che si tratta? Mi dici. Vede, ho continue perdite di sangue dal naso da quando è iniziata la Fashion Week. Ah sì? Ne soffre spesso? Mi scusi se mi sbottono la giacca, no. Faccio vedere il petto, perdono. No, solo in determinati periodi di forte lavoro e dopo le feste. Le dà fastidio se faccio il bilanciere mentre parliamo? No, la forma fisica è importantissima. 240, perdono, braccio destro, dopo faccio il sinistro. Allora, poi mi diceva, scusi? E ieri sono andata in un locale e dopo un'oretta è cominciato il calvario, sa? Non è molto bello per una modella? Capito. Sì, comprendo. Come se comprendo? Anzi, comprendissimo. Quindi, riassumendo, lei alle feste fra modaioli a Milano nel periodo delle sfilate perde sangue al naso, giusto? Esattamente. Mi capita dopo le tre di notte, per caso? Sì, corretto. Per caso, fatica anche a dormire, scottolettio. Esatto, dottore, sono grave? No, deve solo truccarsi di meno. Meno cipria, signorina, meno cipria. Ah, dice che sono allergica? Ah,
Se la cifra è buona e ben schiacciata, non brucia e non fa danni. Anzi, cipria meno, più corta. Diciamo il trucco lo faccio più, massimo di un centimetro. Dottore, non capisco. Dai, su, a me la racconti. Dai, che c'è le pupille che ci passano a B. Figa, sembrano due buchi neri. Stai risucchiando la luce della webcam. Non c'è più luce nella stanza, cazzo. Ma dottore, ma di chi parla? Dai, Gina Cannuccina. Ci credo che ti sanguina la nasca alle feste della Fashion Week. Non c'hai un naso, c'hai un ripostiglio per le bambascope. Ma non è vero? Ma come si permette? Dai, che ti ho riconosciuta adesso. Ero ieri sera in Corso Como. Tu sei Giselle d'età Mike Dyson. Figa, quando tiri si alzano i colletti delle giacche. Mi ha anche staccato un ciucciotto a un mio collega per una spolverata di parmigiano su un tavolino. Sei famosa per la tua carogna sulla spalla. Dai, Giselle, c'hai il bottone tatuato sulla schiena, cazzo. Ma che stronzo. Oh, uè, no. Swiffer. Ah no, dai, non ci posso credere. Non appendere, dai. Che peccato, ci potevamo fare due risate a denti stretti dalla pietrificazione. Personaggio la Giselle, cazzo. Pensa a te, sei rivolta al medico online. Anzi, a proposito, ho messo la mia filosofale, che ho una voglia di trasformare i denti in sabbia. Ah, eccola qua, la tasca magica, il pantalone. Mi ha fatto salire anche la carogna la Mike Dyson. Vabbè, dai, si riparte di slancio per un altro weekend. Lunghissimo!